Ciao ragazzi, eccoci ancora per un altro brano relativo alla musica medievale, scelto quindi nel contesto della musica nel Medioevo. E vi ho fatto la fotocopia, che non necessariamente dovete stampare, potete anche leggere lo spartito dal computer se ce l'avete, perché dal telefonino forse è un po' difficile. Però questo brano Tempus adest Floridum o Floridum. Io, ahimè, devo ammettere che canto in latino, ma non l'ho studiato, quindi posso sbagliare gli accenti, perdonatemi. Allora, questo brano non è difficile. Forse, guardate, per assurdo, pur avendo delle note un fa diesis, caspita, una cosa diversa, o le note più acute, il re, il do, ma che abbiamo già in qualche modo studiato, risulta secondo me fattibile. Allora, il tempo indicato, quindi la agogica, il tempo, quindi la velocità è presto, per cui vuol dire che è velocissimo, no? Quindi, per cui, ok, va bene, anche questo. Non ho il testo di questo, perché altrimenti anche questo, come un altro che avevo proposto, si potrebbe andare. Magari ve lo aggiungo, non lo so. Intanto, ripeto per l'ennesima volta, lentamente. Lentamente, fate in modo che le vostre dita, soprattutto, e la lettura delle note, ma che a un certo punto, se sono sempre quelle, vi allena la memoria, così come dovete fare, non so, un pezzettino, non dico tutta una poesia, eccetera. Anche questo potrebbe essere un esercizio di memoria, no? Oppure anche di collegamento, durata del suono, altezza del suono, posizione delle dita, oh mamma mia, non ce la posso fare più. Comunque, un po' alla volta, quindi anche se il brano è presto, quindi veloce, no? Quindi non fai presto, non può essere un tempo lento, il tempo presto, veloce, ecco, voi fatelo comunque un po' più lentamente. Noi poi dopo lo solfeggiamo e lo suoniamo anche per le posizioni, va bene? Perché questa ha delle particolarità, ma vi giuro che sono facilissime, va bene? Allora, innanzitutto analizziamo il brano, perché comunque questo ci serve, no? Facciamo la pratica, ops, per divertirci se siamo contenti di suonare o comunque di imparare cose nuove, stressarci quando invece sono cose che ci sembrano un po' difficili, però vabbè, ce la possiamo fare. Allora, da che cosa possiamo iniziare? Da cose che già sappiamo, semplici. Allora, abbiamo in una chiave di Sol per la definizione e la lettura dell'altezza delle note, quindi chiave di violino, chiave di Sol. Poi lasciamo perdere un attimino questo, lo vediamo dopo. Abbiamo il tempo, due in frazione, ok? Due quarti, quindi vuol dire che in ogni battuta, cioè lo spazio compreso tra due stanghette, ok? Ops, tra due stanghette, vedo il contrario, una stanghetta o l'inizio, questa stanghetta e questa, ci devono essere delle note che sono due quarti o due da un quarto, ci siamo? 1, 2, cioè quelle nere con la gambetta, questa, che è un quarto, oppure dei sottomultipli, eccoli qua dei sottomultipli, le famose crome, no? Queste note che vi ricordo quando sono, allora, una è così, quando sono vicine, che siano sulla stessa nota, la stessa altezza o altezze diverse, ecco, si vogliono tanto bene e si abbracciano. Allora, ho messo che una, sì, allora, un quarto, un movimento è formato da una divisione binaria, due crome, ogni croma, quindi, allora, adesso, a livello di matematica, non so, forse le fate in seconda, le frazioni, non me lo ricordo mai. Comunque,
A livello di matematica, un quarto è dato da un ottavo più un ottavo. Ci siamo? In matematica, infatti, si chiamano, il quarto si chiama semiminima, ve lo ricordo per chi magari è un po' che non mi vede e non chiedo più nulla di queste cose, eccolo qua, fate uno screenshot così almeno vi rimane. Allora, abbiamo detto che un quarto, ok, è fatto da un ottavo più un ottavo, infatti due ottavi fa un quarto, semplificato, matematica. Questo è il segno del quarto, che si chiama semiminima. Questo è il segno della croma, che è l'ottavo. Ci siamo? Ricordiamoci, queste cose le abbiamo fatte, mi raccomando, di base, ABC della musica. Magari non tanto il nome, ma che comunque vi compare nei testi, per cui in qualche modo dovete saperlo, quanto il valore questo sia, assolutamente. E poi, ecco, vi ho detto, quando due ottavi sono scritti vicini, si abbracciano, si vogliono tanto bene, per cui questi segni, queste qua, sono due ottavi vicino una all'altra, per cui in un movimento, c'è sempre un battere e un levare, in un movimento binario, quindi con una divisione a due, binaria, ok, noi avremo una nota e una nota, quindi se io devo leggere, poi lo leggiamo in solfeggio, dirò sol, 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 la, quindi ho fatto sol, 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 la. Vi ricordate quando abbiamo battuto il tempo? Quindi 1, 2, quindi sol, 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 la, sol, sol, re, ok? Perché sono solo due movimenti, quindi sotto multipli, crome, o multipli, qua, che ce n'è una sola, praticamente qua in fondo, la minima, quella bianca, ok? Quindi questo l'abbiamo ripassato, ma lo sappiamo, quindi giusto per completezza di informazione e di screenshot vari possibili immaginabili, ok, abbiamo questo, ok, abbiamo che due semiminime, non l'abbiamo visto prima, scritto prima, non mi ricordo dove, qua, fanno una nota minima che vale in cima due quarti. Ci siamo? Avete visto? Ok, suddivisione è chiara questa? Perfetto. Un'altra cosa che sappiamo è che questo segno in fondo è il segno del ritornello. Abbiamo detto ritorna da dove? Da capo, se non è segnato, o dal segno del ritornello, scritto al contrario, se ci fosse prima da qualche parte. Ok? Benissimo. Mi raccomando, sono sempre le basi, poi ci si diventa magari una cosa più complicata, però se la base è sicura il tutto potrebbe essere più facile da imparare. Detto questo, vediamo questo segno qua, ok? Questo segno, scriviamolo qua, si chiama, cos'è il cancelletto, hashtag, in musica, si chiama questo segno diesis, è una alterazione. Poi voi, poi vediamo magari successivamente, avremo altro tempo, magari online, di parlare di queste cose, magari online con la visione dello schermo o altro. Allora, le avevo già accennato, un'alterazione vuol dire che momentaneamente il suono di quella nota, quale nota, vediamo adesso quale, non è il suo suono normale, chiamiamo normale, cioè il suo suono naturale, ma è alterato. Alterato cosa vuol dire? Quando uno si altera vuol dire che, non dico che si arrabbia, sì certo, noi diciamo che è alterato, però è qualcosa che è cambiato, ok? E quindi questi segni di alterazione che sono vari, noi diciamo che momentaneamente sappiamo che c'è il aspettate che l'ho scritto male, il diesis che vi ho fatto appena vedere, e poi il bemolle, ok?
Ops. Ok. Poi c'è il doppio diesis, il doppio bemolle e il be quadro. Allora ve li segno tutti, il doppio diesis e il doppio bemolle, ne scrivete due. Giusto per finire, ma forse l'avevamo già detto, il be quadro, ci siamo, ok? Fanno cambiare dei suoni. Il diesis, quello che abbiamo visto adesso, il famoso cancelletto, hashtag, eccetera, ma mi raccomando in musica è il diesis, fa alzare di un po', che questo un po' è un semitono, la nota naturale, la nota che dovrebbe essere naturalmente suonata, ok? Il bemolle invece lo fa abbassare un po' più bassa di un semitono, sempre un semitono, distinzione tra tono e semitono, e lo vedremo tra pochissime lezioni, ok? Quindi qua la sequenza della posizione in chiave, perché questa è la chiave, no? Quindi quando si dice un'alterazione è posta e messa in chiave, vuol dire che è indicata proprio dopo la chiave, c'è l'alterazione prima del tempo, ok? Mi dice la tonalità del brano, va bene? Questo brano è in tonalità, noi ce l'abbiamo scritto, poi impareremo anche a leggere la tonalità in base alle alterazioni che ci sono scritte, perché per il famoso circolo delle quinte, che è un po' più difficile, io giusto vi do qualche indicazione e qualche trucco per leggere la tonalità, ok? Però dato da sequenza, il perché c'è questa sequenza di alterazioni una dopo l'altra, è dato dal circolo delle quinte, da una spiegazione teorica sostanziale e importante. Questo cosa vuol dire? Che io, quando io metto un mio diesis in chiave, il primo diesis che metto sarà sempre sarà sempre sull'ultima linea, ok? Se io scelgo una tonalità che ha i diesis, aggiungo dei diesis man mano, ok? Adesso non ho qua la cosa, però la tonalità è un concetto, diventa difficile, per cui lo vediamo veramente in una delle prossime lezioni. A voi basti sapere questo, che c'è una sequenza di se io vedo un diesis scritto, lo devo collocare nella posizione esatta, non mi basta scrivere un diesis in qualsiasi posizione, su qualsiasi riga, in qualsiasi spazio, va bene? Se io ne metto uno di quel diesis, uno, quell'uno che metto deve essere sempre qua, guardate bene, vedete che abbraccia, è proprio messo sulla quinta linea. Ci siamo, le linee, gli spazi si contano dal basso in alto, mi raccomando. Quindi il primo segno di diesis, che vuol dire che mi alza di un semitono quella nota su cui è posto, è la quinta linea, che in una chiave con la chiave di Sol, la nota sulla quinta linea, io ho collocato la nota Fa. Però questo non vuol dire che solo i Fa, cioè solo quelle note che sono segnate sulla quinta linea, hanno un suono più alto. No, vuol dire che tutti i Fa, quinta linea, primo spazio, che è quello, guardate, guardate che noi ce l'abbiamo, op, 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 eccolo qua, anche questo è un Fa. Capite che io il Fa lo segno qua, sulla quinta linea, segno che ho un Fa alterato, mettiamo un fa un po' arrabbiato, vabbè, più alto, ok? Ma non solo il fa scritto qua, perché altrimenti io dico, ah beh, non ce ne ho nessuno, che bello, non devo fare niente, no, tutti i fa che ci sono, e noi sappiamo che la nota che si trova nel primo spazio è un fa. Caspita, allora cosa vuol dire? Che io non devo suonare, se io ho la tastiera, lo suonerò usando il tasto nero, poi vedremo anche questo, ce la possiamo fare, ma e se io ho il flauto, anche sul flauto, non è che siccome il flauto non ha i tasti alterati, ce li ha,
Quindi, cioè, devo posizionare le dita in un altro modo. Quindi la difficoltà di questo brano è che mi presenta una nota alterata, il fa diesis. E il fa diesis, che ripeto, è segnato sulla quinta linea, ma mi dice che tutti i fa che io devo suonare sono più alti di un semitono. Per cui, se il fa io lo suonavo così, il fa naturale, cioè do, re, mi, fa, questo è il suono del fa naturale, il fa diesis più alto, ok, lo devo suonare, io toppo tutti i buchi e apro quello che mi dava il fa praticamente, ok? Quindi così è il fa naturale, così è il fa diesis. Chiaro, un po' più alto, vero? Quindi sentite, fa naturale più basso. Distanza di un semitono. Il tono è formato da due semitoni. Sentite, quindi se io faccio fa naturale, fa sol. Se io invece faccio, sentite, ta, ta, ta. Quindi fa, fa diesis, sol. Oppure potevo dire sol, sol bemolle, fa. Ops, questo però è un altro discorso, eh? Quindi lo vedremo poi. Capite quindi la differenza? Allora, questo brano presenta il fa basso, il fa 3, che noi chiamiamo 3, non naturale, ma bemolle, diesis, scusate, quindi non suonato così, ma suonato così, chiaro? Qua il portavoce è sempre chiuso, eh? Poi nel brano abbiamo delle note, il do arriva fino al re, ok? Do 4, re 4, questi, allora, lo segno qua, lo faccio vedere da qua, guardate bene bene da vicino, il, scusate, da qua, do 4, terzo spazio, perché il do 3, il do centrale, è quello che abbiamo visto negli in altri brani, vediamo se c'è qua, qua non c'è, è quello scritto con la prima, la linea sotto il rigo, ok? E il re 4, ok, che è questo, che è scritto dove? Sulla quarta linea, ci siamo? Quindi se io scrivo le note do e re sotto nel mio pentagramma, cioè le scrivo proprio con la parola, io magari mi suono il do e re bassi, il do 3, il re 3, per quello che vi dico, non scrivetele, non funziona così, cioè se io scrivo solo do, magari suono questo do, scusate, ok? Mentre invece il do che devo fare è, oh, guardate qua, questo, ok? Dall'ottava sopra, ci siamo? Bene, e il re che devo fare non è questo re, mamma mia, oggi proprio i suoni bassi sono bruttissimi, perdonate, però avete capito, il re basso, ma è, scusate, questo, adesso io per tenerlo, ok? Questo, do alto, do 4 nel terzo spazio, re, vedete? Vedete com'è il re? Ok, apro il portavoce dietro, va bene? Quindi, le note nuove sono il fa diesis, poi dopo, no, il do e re, no, però mettiamo, ripassiamo il do alto e, lo tengo da qua, il re alto. Ci siamo? Benissimo. Però se poi non vi ricordate queste cose, non volete più rivedere il video o comunque è troppo lungo, non sapete a che minuto andare a vedere il video, vi ricordo che avete questa, a parte che anche sul vostro libro c'è, ci sono le varie posizioni, quindi le trovate. Però vi avevo dato e avete incollato questa paginetta che è veramente molto semplice perché vi dice come si chiamano le note, vi mette anche con l'alterazione dove sono scritte sul pentagramma, quindi se non vi ricordate il nome andate a vedere la posizione e come dovete suonare col flauto. I fori che sono neri vuol dire che sono quelli chiusi, quelli che sono bianchi vuol dire che sono quelli aperti. Quello quadrato è il portavoce dietro, ok? Quindi se è aperto a metà
ma lo rivedremo dopo, vuol dire che è leggermente aperto, se è bianco e nero. Se invece è tutto nero vuol dire che è chiuso, e quindi il do è chiuso, il do alto, il re lo apro, va bene? Quindi mi raccomando, attenzione a queste cose. E questa è la difficoltà di questo brano, però adesso proviamo a solfeggiarlo lentamente, io le leggo da questa parte le note. Allora, vediamo così, 1, 2, sol, 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 la, sol, sol, re, mi, re. Avete capito quindi? Bene. Adesso proviamo a solfeggiarlo. Allora, sol, sol, scusate, prima di iniziare vediamo il tempo. Uno, è lento, dobbiamo fare sol, sol, invece facciamo sol, sol, ok? Almeno così. Sol, 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 la, sol, sol, re, mi, fa, sol, sol. Sol, 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 la, sol, sol, re, mi, fa, sol, sol. Re, do, si, la, sol, mi, fa, sol, sol. Re, do, si, la, sol, mi, fa, sol. E poi da capo, sol, 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 la, sol, sol, re, e così via. Avete capito? Ok? Per solfeggiarlo non è difficile. Dai, l'avete visto. Potete anche farlo più lentamente, però ta, 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 guardate le note, io ve le dico da capo qua, sol, 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 la, sol, sol, re, mi, fa, sol, sol, ci siamo, secondo rigo, sol, 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 la, sol, sol, re, mi, fa, sol, sol, e poi terzo rigo, re, do, si, la, sol, mi, fa, sol, sol. Re, do, si, la, sol, mi, fa, sol. Yes, capito? Così almeno avete visto di là, avete visto come si batte. Io ho sempre tenuto tinta, tenta, lo stesso tempo. Questo è quello, anche più lento, più veloce, sempre lo stesso tempo. Ed ora vediamo un attimino come si suona, va bene? Le posizioni. Allora, sempre lento, facciamo lento, abbastanza, ok? Sol, sol, ci siamo così, pronti. Fa diesis, eh? Poi, re, ci siamo? Sono al terzo rigo, rifatto da lì, dal re, pronti? Capito? Prima battuta, terzo rigo, ho fatto re, do, scusate. Ci siamo? Quindi riparto di nuovo da lì, scusate. E ancora come prima. Avete capito? Forse la parte più difficile potrebbe essere quando c'è le ultime due battute, no? Qua, che dove c'è il passaggio del si bemolle, sì, domani non c'è neanche il si bemolle qua, scusatemi, del fa diesis, ok? Allora, dove, da qua,
dove dico mi, re, mi, fa, sol, ok? Mi, re, mi, fa, sol, ok? Diventa, scusate, dal sol precedente io devo fare sol, mi. Sol, ok? Quindi mi, re, mi, fa, sol, ok? Da sol, mi. Quindi diventa da sol. Avete capito? Quindi, di per sé davvero, una volta che lo iniziate a fare lentamente e poi le capite qual è il meccanismo, le mani vanno, perché azionate una parte del cervello, della manualità, come che si chiama, automatica, no? E davvero, che vi fa fare poi le cose inaspettatamente, ok? Tutto è difficile, magari anche andare in bici all'inizio è difficile, poi invece diventate dei campioni e fate andate anche come non si dovrebbe andare. Va bene? Buon lavoro, a presto.